Ave ah, a tutti i miei legionari barbarozzi non iscritti, io sono Alessio PCM vi do il benvenuto e il bentornato sul mio canale e oggi siamo nuovamente su Europa Universalis 4 con la nostra fantastica casata dei Borgia alla guida di Urbino nel nostro disperato tentativo di riunire l'Italia e di creare un immenso impero che perduri nei secoli dei secoli... cosa devo dire? Devo dire Amen? Probabilmente sì, perché la Mecca fra non molto sarà convertita al protestantesimo, quindi probabilmente dovrei dirlo Oddio, magari l'ho anche già convertita. No, ma fra non molto lo sarà. Cosa molto, molto triste per il mondo arabo, oserei dire. <ride> È un giorno triste per loro. Potrei farci uno Stato, ma non lo so. Oddio, vale una barchetta di soldi. Sì, ci facciamo uno Stato. Dai, più che volentieri. Tra l'altro, stavo anche notando un piccolo fattore. Ovvero che avendo... Uh, preso la riforma, questi editti a questo punto non mi servono più per il semplice fatto che mi costano una barcata di soldi, quindi li vado a togliere, andiamo a risparmiare un po' di soldi, così almeno riusciamo a ripagare i debiti e costruiamo qualcosa, perché ragazzi è importante, dobbiamo assolutamente fare qualcosa e non pensate che mi sia dimenticato naturalmente della guerra contro i mamelucchi, no, 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 è fondament di fondamentale importanza e adesso vediamo di finirla con estrema cattiveria, tra l'altro Lüneburg e Dietmarschen... Uh, al momento non hanno eredi. Von Hansberg. Ok, nel Dittmarchen potrebbe salire un Borgia e nel Lunenburg. Nel Lunenburg probabilmente pure. No, succession war tra noi e Hamburgo: il che non è necessariamente una buona cosa perché Hamburgo al momento vota per noi uh, nell'impero e perdere il suo voto non mi piacerebbe, soprattutto se va a favore della, della Boemia, naturalmente. Che dite, miglioro le relazioni con la Turingia? Non penso voterebbero mai per noi, però miglioriamoci un po' le relazioni. Tanto abbiamo un diplomatico là a non far niente, usiamolo per quello e quando dovremo firmare la pace con i mamelucchi lo, lo riportiamo indietro. Facciamo andare il tempo. Uh, oddio, il duca si è ammazzato. Più potere ai nobili o alle province? No, guarda. Uh, diamole ai nobili per quanto tempo? Per dieci anni. Giusto che ho appena fatto qualcosa per avere più tasse. E eh, va bene, va bene. Deleghiamo più potere ai nobili. Il diplomatico in Spagna ha finito, perfetto. Quindi possiamo dedicarci completamente a quello. I borghesi al momento non sono particolarmente felici. Assedio di Girga è terminato, ottimo. Quindi il nostro esercito al momento si può riunire e può andare a prendere il nostro nemico. Abbiamo convertito Taif. Perfetto. Abbiamo altro da convertire. Non... Che mi sembri... Cioè, sì, abbiamo della roba da convertire, ma al momento non possiamo perché stiamo facendo le cor. Decisioni nazionali non ci interessano. I mammelucchi hanno occupato Rosetta. Ma se noi li andiamo a prendere prima che occupino Alessandria, tutte le loro mosse saranno state completamente vane. Quindi. Va bene così. Sì, Yemen passa. A questo punto non me lo chiederei neanche più. Abbiamo tanti prestiti. Questo un po' devo dire che mi dispiace. Le world taxes non le facciamo al momento perché. Dobbiamo assolutamente riprendere con, la, con le tecnologie che siamo rimasti un po' mh, indietro. Con l'erede del nostro attuale Alessandro II, con Giulio, le cose dovrebbero, dovrebbero migliorare in teoria. Bene, riusciamo a prenderli. Voi mi fate fuori qua la cavalleria mammelucca, niente. Vabbè, adesso li andiamo a prendere. Fortunatamente questi arrivano dopo, se no sarebbe stato un bel problema. Dai, andateli a prendere. Niente, hanno deciso di tornare alla capitale. Vabbè, la cavalleria si occupa dell'occupazione. E loro attaccano. Quanto ci serve per i ribelli? 60. Ci devo stare attento, ragazzi. Perché se mi beccano il diplomatico un'altra volta mi girano un po' le balle. Guardate come scappano. <ride> Con tanta cattiveria. Vai a occupare Akmin. Niente, vanno verso sud. Oh, stavolta li riusciamo a prendere, forse. Sì, li abbiamo presi. Ciao L'esercito mamelu è andato. Bene. Finiamo di occupare completamente il tutto. Eh, ci mancano ancora un po' di cor. Ci sono i forti giù, abbiamo un po' troppe alleanze. Allora, la cosa dei forti non mi interessa. Abbiamo subito. Perdite non mi interessa. Le tregue non mi interessano. Le glim non mi interessano. Scusate, ragazzi, ho fatto un po' di pulizia. Soldi siamo messi bene, ma non abbastanza. Ok. Uh, che bello, possiamo prendere un'abilità del nuovo secolo. Allora. Meno 0,25... Ah, un editto di devastazione Change rival cost mm. Diminuiamo i costi del cambiamento di rivale uh, Che bello Il mantenimento dei forti Al confine con un rivale non costa niente Cazzo ragazzi, questo non è per niente male Ok, possiamo cambiare... Diminuire l'autonomia molto più velocemente L'arche treatment costa meno Efficienza amministrativa aumentata. Eh, assolutismo più uno a danno. Devo dire che questo non è per niente male. Perché i bonus che ci danno non sono per niente male. Mm. Stavo un attimo guardando ragazzi cosa ci dai e cosa ci toglie. Non mi, non mi sembra per niente male. Dai, va bene, prendiamo quello della disciplina, cioè quello dell'assolutismo che ci aumenta di conseguenza anche la disciplina. Adesso ci riprendiamo un po' il tutto. E poi direi che abbasseremo i forti e staremo un po' in pace perché è indispensabile. Influenza, quarantena al porto, sì. Perfetto, tirami giù questo forte. Perché non me lo fai? Perché devo andare a Gerba. E voilà, finito il nostro matrimonio con la Boemia. Magari me lo rioffrono loro. E finiamo di occupare questi due territori Perfetto E così ci siamo E gli facciamo la pace che vogliamo Possiamo fare altre core? No Va bene Perfetto Direi che Alessandria e Cairo possiamo abbassare i forti senza problemi E fra non molto ci sarà una ribellione nel Fungi Ok, perfetto Quindi voi avevamo detto che vi mettevamo a Kassar Ibram Perfetto Adesso firmiamo la pace con i Mamelucchi. Perché sto facendo questo, ragazzi? Anche per non doverli annettere subito e spendere tutti questi punti. Ok. Coalizione, Mamelucchi, Ottomani, Yemen e Fungi. Mamelucchi non ci sono più. Uh, fungi e Yemen non mi odieranno ancora per, mo per molto, quindi direi che possiamo chiedergli un po' di soldi e vassalizzarli. Ci sta. Ciao. Perfetto. È stata anche una guerra relativamente poco costosa, quindi sono abbastanza contento di questo. Liberty Desert e de Mamelucchi, naturalmente, è ora come ora un po' alto. Diminuiamo questo e ci guadagniamo. Tra l'altro, non dobbiamo più tenere i diplomatici. Possiamo scegliere un altro rivale, mi sa. Cioè, scusate, i diplomatici missionari, adesso ne faremo poi solo uno alla volta. Perché abbiamo un bisogno disperato di, di quattrini, oserei dire. Okay, queste core non sono quelle indispensabili. No! È morto Alessandro II, ragazzi. Male! Porca Troia, non si... Questa è sfiga, ragazzi. Questa è davvero sfiga. Vabbè, ehm, caro il mio Ioann II, per l'amor di Dio, regge ancora un po'. Matrimonio reale con Lunenburg, sì. Eh, li rifirmerei tutti volentieri, sinceramente. Ma la cosa divertente è che voterebbero noi nonostante il, il meno 1000 Quindi, ok Lo, Va bene così, va bene così Velocizziamo un attimo la cosa Aspettiamo che finisca di farci le core, naturalmente Matrimonio reale anche con voi, sì uh, Chi erano gli altri con cui mi ero alleato? Loro due, e ci ho fatto il matrimonio Voi non siamo alleati e quindi niente Ah, e vedete? Adesso votano tutti la Turingia, però, porca di quella Eva. Porca di quella, porca. E deve crescere il nostro ragazzuolo qua, non, non ci sono altre cose che possiamo fare. Non possiamo fare niente per velocizzare il tutto. Va bene, abbiamo guadagnato Core, Core, Core. Perfetto. Vabbè, a sto punto questi qua li facciamo. Ok. Dato che sono interni agli stati, potrei creare un altro stato nella bassa nubia, eh, ne vale la pena, sni, 19 stati, ma sì, dai, facciamolo. Ok, conversione, 0,93 al mese, oddio, non costa neanche così tanto, quindi potrebbe valerne la pena, lo facciamo. Perfetto, possiamo anche ripagare un debito, non il primo, a quanto pare. Per cui dobbiamo aspettare ancora un mese. Venezia ci ha riannunciato come rivale. Tra l'altro la odio particolarmente anche per il fatto che hanno il nostro stesso colore. Già questa è una cosa che detesto profondamente. Mi hanno beccato la spia in Francia. E sentite, facciamo che io faccio una claim. Perché qua mi sono anche un po' rotto le palle. Uh, vi faccio una claim su Napoli. Perfetto. E anche una su... Perché non me l'ha fatta? Vabbè, sul Piemonte e questo lo faccio tornare indietro. E ora uno lo mandiamo in Tunisia, l'altro lo mandiamo dai mammelucchi, boom! A posto, in Russia abbiamo bisogno di migliorare le relazioni. 197. Potremmo anche farlo, sinceramente, ma non è così urgente. Tra l'altro, russi. Tra quanto vi posso um, integrare? Fatemi controllare un secondo. Integra 1683, ragazzi siamo estremamente vicini all'integrazione della rossa. Conversione avvenuta con successo ed era abbastanza costosa quella che stavamo facendo, se ben ricordo. Quindi buono così. Abbiamo guadagnato altri core. Possiamo fare quelli definitivi in queste. Migliorate al massimo le relazioni con Tunisi. E ha, ha finito Tunisi di saccheggiare le nostre coste. Adesso ci pensano i cavalieri. <ride> Meraviglioso. C'è un'isoletta del cazzo che in ogni caso riesce a rompere le palle. È bellissimo. Qua uh, sotto vale la pena fare uno Stato? Non tanto. Però dai, facciamolo. Tra l'altro, potrebbe aiutare a accettare delle culture. Sono talmente piccole come minoranze che secondo me no, ragazzi, considerando che ne possiamo accettare solo 5, per il momento non, uh, non le accetto ancora. Direi che rimaniamo così. Rimaniamo così. Abbiamo troppe relazioni che ci costano 2 ogni mese. E anche tu hai ragione, anche tu hai ragione. E con i mammelucchi naturalmente non ho aiutato. Speravo di riuscire a fare qualcosa con loro, ma a quanto pare no. Non aiuta anche il fatto che abbiamo delle corse su di loro, mi sa. O che loro le hanno su di noi, sì, spende su tutti i nostri territori. Però non penso di dargli neanche un territorio, sinceramente. Quindi qua ci tocca solamente aspettare, sfortunatamente. Vorrei potergli mandare un dono, ma al momento non rispondo. Non dispongo dei fondi necessari a farlo, quindi. Quindi niente. Qua tra l'altro abbiamo meno 1000. Che. Ah. Mi chiedo se poi rivoterebbero per noi come, come imperatore, sinceramente. Vabbè, noi continuiamo a farlo. Uh, Cos'è successo? Hanno fatto i Rex regiment. Wow. lo meno noi lo approviamo. La Rex Reform l'hanno fatta. Ah, interessante. Tra l'altro mi sa che stanno diminu diminuendo anche i principi all'interno del, del Sacro Romano Impero. Va bene, qua facciamo anche questo. E andiamo avanti. Abbiamo perso 78 Ducati, bene. Ci serviva a spendere qualche soldo. Ribellione a Fungi. Yes! Ok, mandiamoli giù. Speriamo di riuscire a sconfiggerli. Naturalmente, abbiamo il morale un po' basso. Quindi, forse aspettare non, non è una pessima idea. Almeno per avere il morale a metà. Vediamo se riusciamo a prenderli. Boom. Sì, perfetto. Ok, adesso il territorio lo rioccupate. Ma non vi faccio rinfoltire, così guadagniamo anche un po' più di soldi. Che non mi dispiace per niente come opzione. Ok, abbiamo altre due core. E Adesso ragazzi c'è da aspettare, se no rimaniamo, rischiamo di rimanere indietro rispetto alle altre, alle altre potenze occidentali. Tra l'altro, tra l'altro, caro il mio... Ok, abbiamo occupato quello, richiamiamo il diplomatico da questi due. Abbiamo migliorato un po' le relazioni con la Turingia, sì. Bene, allora un diplomatico per il momento ce lo lascio a Tunisi e un altro lo lascio in Russia. Perfetto. Quanti anni ha il nostro caro sovrano? Ne ha 9. Va bene, ragazzi. Adesso vado un bel po' avanti con, uh, con questi. Tra l'altro, bello vedere come non stanno migliorando i rapporti con i Mammelucchi, Proprio zero. Penso che sia l'aggressive expansion che ci sta un po'. Che stia un po' influendo. Però fra non molto dovremmo anche essere in grado di. Di avere sotto. Il 50%, questo. Quindi ci pagheranno anche qualcosa. Potrei anche farlo un po' più veloce. Perdendo prestigio. Non so quanto ci convenga. Per il momento non penso ci convenga. Anche perché non ci dovremmo mettere troppo a perdere qua il tutto. Uh, hanno 60 reggimenti russi. Ma che bravi! Vi direi quasi di attaccare. Perna, no, però c'è ancora la tregua per un po'. Uh, uh, uh. Ah, che palle e niente. Boemia vuole un'alleanza, perfetto. Abbiamo finito con Tunis. No, perché l'ho rimandato indietro? Avevo detto lo lascio là. Proprio mi sono ascoltato tantissimo. Bene, rimettiamocelo. Altre due core. Ok, adesso davvero vi faccio saltare un pezzo così almeno ci ritroviamo con il nostro ragazzuolo imperatore. Ragazzi, questi sono momenti che mi piacciono. Fai un investimento a lungo termine: più 15% di trade efficiency? Nah. 791 ducati? Nah. 1187. Sì, ringraziamo la nostra consorte reggente Monica di Turingia. Che mio dio ci fa guadagnare 400 ducati in più e ci permette di ripagare tutti i nostri debiti. Oh, possiamo fare come i l'annister, finalmente. Tra l'altro, ho fatto passare un bel po' di tempo perché? Perché non è successo niente. Niente, ragazzi, davvero niente. E adesso un'altra cosa che andremo a fare sarà fare finalmente un dono a questi simpaticoni qua di Tunisi e adesso li integriamo perché basta. Ci hanno, ci hanno scassato le balle, sono stati carini come, come vassalli ma adesso a questo punto in più direi che lo utilizziamo così. Perfetto, annetti vassallo. Schaff. Ok, quanto ci mettiamo ad annetterli 1682? Buono, riusciamo a finire un po' prima della Russia, quindi non male. Fra non molto avremo la ribellione a Beijing, come potete ben vedere un po' di gente rompe le balle ma ce ne faremo una ragione. E tra l'altro potrei, potrei anche pensare di prendermi qualche advisor migliore, adesso che abbiamo un po' di soldi, magari qualcuno che ci dia un po' di più. Noi abbiamo messo il focus al diplomatico e devo dire che va anche abbastanza bene, perché non abbiamo così tanti punti e lo potremo cambiare non appena ne avremo davvero bisogno. Qua amministrativo sono un po' costretto a tenermi quello, sfortunatamente, perché ho bisogno eh, del, del missionario per velocizzare le conversioni, dato che abbiamo occupato tutti quei territori. Quindi ce lo teniamo. E possiamo finalmente iniziare a costruire l'università. Magari costruiamo anche qualcos'altro. Ora vedo, fatemi vedere nello specifico: nello specifico, allora l'università la facciamo di sicuro. E la facciamo Non posso <ride> E la facciamo Non posso Molto bene Perché? Ah perché sta lavorando un missionario a Roma Va bene va bene Questo 240 vedo di tenermeli da parte Posso costruire la rosetta Un altro porto Posso fare qua una, Un workshop delle chie Una chiesa qua Perfetto Manufactory costano un po' troppo E non, non me le posso neanche permettere molto Mm -hmm. Stavo guardando un attimo quali sono le nostre possibilità e direi che magari... Dai, facciamo anche questo. Perfetto. Per il momento, come edifici, ci accontentiamo e preferisco tenermi un minimo di margine e ammocchiare un po' questi soldi. Tra l'altro, il nostro numero massimo di truppe è 90. Però noi, dato che siamo ancora abbastanza lontani dal limite massimo e dobbiamo rinfoltire questi, non andiamo a reclutare altri uomini. Uno, perché non ci servono. Due perché non ci servono e non abbiamo bisogno di sprecare altri soldi. Dato che non abbiamo nessuno da intimorire, non siamo in guerra. Ce ne stiamo bene così. Fatemi controllare invece le coalition. Allora, naturalmente in questa parte di mondo ci odiano come pochi. Se io volessi entrare in guerra contro Venezia. Ok, tra l'altro qua le, le relazioni stanno migliorando, ma mi sa che non dipende solamente da me. Dicevo, se io volessi dichiarare guerra a Venezia. Fatemi vedere un po'. Ok. Allora, potrei dichiarare guerra alla Croazia, ma non ho casus belli e non riuscirei a ottenerli. Buono. Oppure alla Turingia, ma anche in questo caso non ho casus belli, perché non ce lo rivale né niente. E tra l'altro la Turingia, comunque ha tanti alleati, tra cui molti che vogliono abbastanza bene. Il nostro sovrano, comunque se ve lo steste chiedendo, è cresciuto a 11 anni, quindi... Buono così, cosa ci faremo con quest'ultimo diplomatico? Boh, mentre, mentre schippo in avanti magari gli faccio migliorare le elezioni Io ancora con gli elettori mamma mia quanto si è ampliata Augsburg, sempre più cattiva, infatti ah, si è preso un po' di voti, wow, wow, sono curioso di vedere quando il nostro ragazzo sarà maggiorenne come, come cambieranno le cose, sinceramente. Ok ragazzi, ci ribecchiamo perché, perché in teoria è finita infatti la... Um... La pace con Prem, perm, scusate, non so perché Prem, e possiamo sfruttare i casospelli russi rimasti e fargli prendere ancora qualcosa. Questo perché? Perché poi con la Russia in realtà non penso di prendere nient'altro sfortunatamente, nel senso contro gli ottomani, contro il Commonwealth, alla fine non andrò a combattere contro il Commonwealth perché è alleato con la Francia e comunque è un conflitto grosso da cui non penso che uscirei. Non perché sia particolarmente debole, ma perché la Russia non, naturalmente, non ha la sua capacità massima di truppe, ha 60.000 uomini, che comunque contro la Francia non sono così tanti, considerando che già il Commonwealth ne ha 50.000. C'è da dire che però ha un bello stack di manpower. Ma una volta che saremo unica potenza, fratelli, Russia, Urbino, a quel punto magari qualche pensierino ce lo potremmo fare, anche se, come mi ha preannunciato uno di voi, probabilmente le rivendicazioni della russa una volta annessa spariranno oddio cioè dice che è eh, permanente e non, non se ne andrà boh staremo a vedere di sicuro la cultura russa eh, di dovrà diventare accettata all'interno del nostro impero se no è un casino e già che ci siamo io guarderei quante culture russa in generale quella russa dobbiamo andare ad accettare sperando di, di non doverle accettare Singolarmente perché, perché se no è un casino di poter accettare l'intero gruppo russo. Vabbè, comunque andremo a vedere in quel momento e dichiariamo guerra a Perma che tra l'altro a caso riceve sussidi da... <ride> dalla Danimarca. Non capisco bene perché abbiamo claims su Iglino e Ostiaki. Iglino 8, Ostiaki 9. Vai. Buon divertimento, Russi. Ragazzi, non ve la faccio neanche vedere perché tanto cosa c'è da vedere, poverini. Cioè. Ci dispiace solamente per quei ragazzuoli là. Tra l'altro, avevo appena riattivato un attimo. Ah no, ma ha riattivato il militare. Uh, no, non lo fare. Guarda, tieni da parte questi soldi. Magari sì, dai, rinfoltiscimi però le truppe qua sotto. Caspita ragazzi, cosa molto interessante. Ovvero, la Francia al momento è in guerra contro la Lorena, il Württemberg, uh, l'Olanda, la Turingia e anche Venezia. E questo è, è figo. Per il semplice fatto che, se la Francia si indebolisce abbastanza, magari potremmo darle una botterella. Qual è il problema? La Spagna, sfortunatamente, non ci aiuterebbe perché è già in guerra a quanto pare. Quindi io terrei d'occhio la situazione: perché se la Francia si indebolisce un po' e la nostra cara Spagna finisce la sua guerra, potrebbe non essere male colpire. Ed è proprio per questo che direi che mi tengo alzati i forti, magari non quelli che ci sono a sud, che quelli non servono. E stiamo un po' a vedere cosa succede. La Russia, vabbè, lasciamogli fare quello che si deve fare. Magari adesso, se non ha ancora fatto niente di che, no, vabbè, ci, sta, ci stanno pensando loro. Non, non devo neanche dargli gli scopi. Bene o male, si organizzeranno loro, la vinceranno e buona. Comunque, terrò sott'occhio la situazione. E un'altra cosa, ragazzi, ho ricominciato a ricostituire la nostra flotta. Ecco. Boom ragazzi, tecnologia militare che ci permette di upgradare a un nuovo livello i cannoni e cosa molto molto figa, ci permette di essere un livello avanti alla Francia. Non penso che questo vantaggio tecnologico durerà moltissimo, però comunque ci sta come cosa. Stavo un attimo guardando anche um, i vari ribelli che potrebbero saltar su e nello specifico abbiamo dei cattolici, ma perché stiamo convertendo Roma, gli egiasi che se in teoria io alla mecca gli do più autonomia non rompono più le balle, in sei anni, ok, dovrebbero anche tranquillizzarsi, ci sono questi qua nel berber che si trova qui e diamo più autonomia anche a loro, uh, i particolaristi, vabbè, in realtà questi fra due, due secoli, quindi è finita la partita fra due secoli, quindi <ride> non è un uh, problema molto, molto imminente, direi che potremmo in ogni caso portare il nostro esercito a nord Sì magari facciamo via mare che dici io ti porterei qua e poi vai via mare cioè sinceramente non, non farei questa genialata che vai <ride> così vabbè e quindi spostiamo loro a nord e magari cominciamo anche a costituire questa armata al massimo delle sue capacità quindi 8 e quanti sono qua 18 ciao Perfetto, teniamo sempre un occhio sulla Spagna e vedremo cosa succederà. Io, però, ragazzi, ora come ora mi fermerei. Come al solito, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate qua sotto un bel mi piace. E non l'ho detto all'inizio, all'inizio non so neanche cosa ho detto, mi sa che non ho detto la solita cosa. Vabbè, ve lo dico ora. Ah, legionari, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate qua sotto un bel mi piace, condividete il video. E se siete dei Barbarosi non iscritti, puzzolenti che provengono chissà da dove, mi raccomando, iscrivetevi. Detto questo, ci vediamo alla prossima.